Buonasera a tutti, partiamo con il secondo webinar del ciclo di eccellenza in digitale. Come avete visto durante l'attesa, eccellenza in digitale appunto è un progetto che è nazionale, che è già al suo sesto anno alla Camera di Commercio di Pistoia e Prato. Mi presento, sono Valentina Cangiamila e è il quinto anno che appunto mi occupo di questo progetto all'interno della Camera di Commercio di Pistoia Prato e sono una digital strategist. Il mio lavoro appunto è quello di aiutare le imprese a capire come utilizzare gli strumenti del web per promuoversi online, per comunicare, e lo faccio attraverso appunto formazione e consulenze personalizzate. E tanti di voi appunto hanno già partecipato nelle scorse edizioni e allo scorso webinar, quindi insomma questa è, diciamo, la mia presentazione e mi conoscete già. Allora, invece, per chi fosse nuovo, facciamo un piccolo riepilogo di cos'è Eccellenza in Digitale. È un progetto appunto promosso da Unioncamere e Google, e in cui appunto si intende aiutare le imprese a digitalizzarsi, e questo è un progetto attivo già dal 2013 e è stato fatto molto durante questi anni. E la differenza, diciamo, sostanziale di questa edizione 2020-2021, scusate, è proprio quella che si vuole, diciamo, aiutare non solo gli imprenditori a conoscere gli strumenti del web, ma tutto il personale aziendale. Quindi se tra di voi appunto ci sono delle persone che hanno dei dipendenti, ecco, vi consiglio di passare parola e di invitare anche i vostri collaboratori, i vostri dipendenti a partecipare a queste iniziative gratuite di formazione. E questo appunto è il secondo webinar. Il primo è stato fatto il 13 gennaio e durante il primo webinar abbiamo parlato principalmente di Facebook e di Instagram. Se qualcuno di voi non era presente oppure non è potuto essere presente, può richiedere le slide e il video della registrazione tramite scrivendo a questa mail, appunto impresa digitale. Scusate, c'è un errore, ora che vedo, non è questo, ma ora magari Francesca scrivi tu la mail di Punto Impresa Digitale, perché mi sono accorta adesso che c'è un errore di trascrizione. Allora, oggi invece di cosa parleremo? Come vedete, diciamo, ho messo qui tutto il calendario dei webinar che saranno, diciamo, in questa prima parte dell'anno saranno tenuti da me fino ad aprile, e poi ci sarà un altro ciclo che vi comunicheremo nelle prossime settimane. Allora, oggi invece parleremo appunto di tutte le principali caratteristiche e le funzionalità più interessanti ovviamente per le imprese sugli altri social network, quindi LinkedIn, Pinterest, YouTube, Twitter, TikTok. Dedicheremo appunto uno spazio alla fine del webinar alle domande, quindi se qualcuno di voi durante il webinar ha delle domande vi inviterei a scriverle in chat e poi le riprenderemo in fondo. Ovviamente devo fare una piccola premessa, diciamo, il webinar sarebbe stato, diciamo, troppo impegnativo se dovevamo appunto guardare nel dettaglio ogni social, quindi ovviamente ho fatto una selezione delle cose più importanti. Ho deciso appunto di dare spazio e dare attenzione alle funzionalità e, diciamo, alle caratteristiche più interessanti per le imprese, e quindi, diciamo, in alcuni casi ho dato per scontato che certi strumenti, diciamo, si sappiano. Ovviamente non avremo molto il tempo di approfondire, però vi ricordo e
Vi ricordo che per, diciamo, approfondire o per vedere magari delle cose che oggi non riuscirò a dire, c'è quest'altra opportunità molto interessante per tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio di Pistoia e Prato e in regola appunto con il pagamento del diritto attuale, c'è cioè la possibilità di usufruire di 3 appuntamenti gratuiti per impresa da fare con me di 1 ora e mezzo ciascuno, in cui appunto poter capire meglio la presenza digitale della propria impresa, capire meglio come ottimizzare questa presenza online e magari andare a riprendere tutte quelle tematiche che durante i webinar, per proprio mancanza di tempo, possiamo appunto approfondire. Quindi vi ricordo di questa opportunità che sarà attiva fino ad aprile, quindi approfittatene. Se Francesca vuole mettere in chat appunto il form per richiedere gli incontri individuali, potete già richiedere questo servizio direttamente durante il webinar iscrivendovi al form, poi vi chiamerò per fissare un appuntamento. Si terranno online, quindi tramite Google Meet vi invierò il link per come adesso, come oggi. E se qualcuno di voi, magari un'impresa che aveva già usufruito di questo servizio negli scorsi anni, ha completato il form e non ha ricevuto nessuna telefonata, è perché ovviamente daremo priorità alle imprese, diciamo, nuove, visto che, diciamo, chi non ha mai usufruito del servizio e poi, diciamo, chi l'ha già usufruito verrà chiamato in un secondo momento. Allora, vi ricordo poi che il ciclo di webinar non finirà questo mese, ma continuerà appunto a febbraio, a marzo e aprile. Quindi a febbraio soprattutto sarà un mese molto importante perché penso che per la prima volta parleremo, diciamo, in maniera molto approfondita, per quanto ci è permesso dal tempo, di pubblicità online, con un approfondimento sulla pubblicità sui social. Quindi sarà interessante, insomma, partecipare, visto che, come vedremo anche oggi, per crescere sui social è fondamentale adesso. Poi a marzo parleremo di e-commerce e di tutte quelle possibilità di vendita online che ci sono anche all'interno degli stessi social network. E ad aprile, con un solo incontro, parleremo dei canali, diciamo, di messaggistica, degli strumenti di messaggistica che ci permettono di mantenere il contatto con i propri clienti e per fare customer. Andiamo appunto all'argomento di oggi e devo fare una piccola introduzione necessaria che ho già, diciamo, anche un po' anticipato la scorsa volta perché abbiamo iniziato appunto con questo tema, con i social network, perché durante questo anno 2020 c'è stato proprio un boom importante in questo mondo e diciamo tantissime persone che fino ad ora non avevano preso in considerazione di iscriversi a un social network, l'hanno fatto in quest'anno, quindi diciamo, i numeri sono diventati veramente di presenza all'interno dei social network, sono veramente molto importanti. Questo è un grafico che avevamo visto anche la scorsa volta, che ci mostra appunto come sono cresciuti i social network in questo anno. Come vedete, appunto, abbiamo YouTube al secondo posto dopo Facebook, è un canale, un social network molto importante che vedremo più avanti a metà del webinar. E poi, ovviamente, uno dei grandi emergenti è appunto TikTok, che nonostante sia, insomma, ancora, diciamo, una presenza bassa, però è cresciuto tantissimo nel giro di pochissimo tempo. Anche questo lo vedremo in fondo al webinar. E la cosa appunto che era importante ricordarvi è che molto spesso, diciamo, questi canali e gli strumenti digitali, non solo i social network in generale, sono molto più conosciuti dagli nostri utenti che dalle imprese. Quindi c'è sempre una sorta di gap tra gli utenti che utilizzano i social network in maniera molto, diciamo, anche avanzata e le imprese che per forza di cose non riescono a stare al passo di tutti questi cambiamenti. Oggi l'intento è anche un po', diciamo, aggiornarsi su quello che succede negli altri canali di social network perché ci rendiamo conto, insomma, per un'impresa non è semplice stare dietro ai cambiamenti di questi strumenti che sono veramente tantissimi sempre ogni giorno e ovviamente
essendo appunto degli strumenti in evoluzione, probabilmente delle novità ancora, diciamo, saranno ancora da scoprire anche da me, appunto. E quindi tenetevi sempre aggiornati. E ovviamente non dobbiamo pensare che le imprese debbano stare sui social network a caso, assolutamente. Ecco, cosa non ha cambiato la pandemia? Ha cambiato tanto, ma in realtà non ha cambiato questo aspetto. Cioè, sui social network bisogna esserci come imprese in maniera appunto strategica, attiva e costante. Quindi non possiamo essere presenti sui social senza una strategia, senza un'analisi, senza una riflessione necessaria, perché altrimenti si rischia di perdere molto tempo e soprattutto di non avere i risultati sperati. Ovviamente, diciamo, bisogna ricordare sempre che i social non sono canali proprietari, quindi è importante anche ricordarsi di non puntare solo su un social network, ma appunto magari ottimizzare la propria presenza online anche attraverso un sito o, diciamo, diversificare la propria presenza online. E la cosa importante da capire è che i social network sono degli strumenti e come tale vanno, diciamo, trattati. Sono degli strumenti che hanno un ruolo all'interno di una strategia digitale e molto spesso, diciamo, per le imprese uno degli strumenti principali dei social è quello, è uno degli scopi principali dei social è quello appunto di portare le persone al nostro sito oppure di intercettare i potenziali clienti. È importante capire appunto in quale fase si trovano i social network nel nostro percorso d'acquisto, nel percorso d'acquisto del nostro potenziale cliente, cioè se si trovano all'inizio, cioè per intercettare un pubblico nuovo, o magari si trovano dopo, diciamo, la fase decisionale, quindi è semplicemente un canale che ci permette di curare la comunicazione con chi ci ha già scelto. Cioè è importante capire che ruolo ha il social network all'interno della nostra strategia digitale, perché soltanto avendo chiaro questo aspetto si riesce veramente ad utilizzarlo in maniera adeguata. E una cosa importantissima che vi ricordo, vi ho già detto l'altra volta, scusate se mi ripeto, ma penso sia importante ridirlo, capite bene al momento dove siete presenti, su quali social network siete presenti come impresa. Se vi rendete conto, vi assicuro che durante la preparazione di questo webinar ho visto tante imprese con, diciamo, dei canali poco curati, soprattutto su canali, diciamo, su strumenti tipo tipo Twitter o YouTube. E, diciamo, se siete presenti ma non lo utilizzate più perché avete, diciamo, capito che non è uno strumento adatto per la vostra realtà, vi direi di, appunto, vi consiglierei di chiuderlo, comunque di fare qualcosa, perché, diciamo, non c'è cosa peggiore di un social network non abbandonato. Ecco, è un, diciamo, una cosa molto, diciamo, può essere molto negativa come percezione trovare, diciamo, un profilo aziendale abbandonato. Quindi è importante anche prendersi del tempo. E un altro errore che ho visto fare spesso è quello di pubblicare lo stesso contenuto su tutti i social network. Questo è un errore, anche se alcuni social network ultimamente, diciamo, spingono a fare questo, però vi consiglierei di non farlo, perché ogni social network ha le sue specifiche, le sue caratteristiche, magari ci sono pubblici diversi, quindi è importante anche diversificare la comunicazione. E ovviamente per poter diversificare la comunicazione bisogna conoscerli questi strumenti, capire appunto da chi sono popolati, ed è appunto lo scopo di oggi. E è importante anche capire cosa fanno all'interno dei social network i nostri utenti, quindi vi consiglio anche di viverli attivamente come persone, non solo come aziende. Cioè frequentate i social network se avete intenzione, appunto, di esserci con la vostra impresa, perché è importante, diciamo, capire anche un po' le logiche che ci sono all'interno proprio come utente. Quindi vi consiglio proprio di utilizzarli, e magari se non avete intenzione di condividere, diciamo, contenuti, va bene lo stesso, però, diciamo, guardate cosa succede all'interno dei social network, studiateli, perché solo così si riesce a capire veramente anche tutte le loro peculiarità.
Ovviamente prendetevi del tempo, non si può ovviamente avere successo sui social senza tempo, strategia e ovviamente anche pazienza, perché si cresce lentamente in alcuni casi e senza un investimento economico. Cioè chi magari diciamo vi ha detto che sui social è tutto gratis, non è così, perché per crescere molto spesso bisogna appunto fare degli investimenti proprio anche pubblicitari, quindi è importante anche considerare questo aspetto, cioè dedicare un budget proprio per questo se l'impresa vuole utilizzare questo tipo di strumenti. Ne parleremo di questo argomento in maniera più approfondita appunto a febbraio, perché parleremo proprio di pubblicità sui social. Serve del tempo, servono anche delle competenze, quindi se vi rendete conto che avete diciamo volontà di investire diciamo all'interno di qualche canale, fatevi aiutare da chi appunto conosce questo strumento e lavora all'interno, perché appunto è una professione quella di gestire social media, è proprio un lavoro che comporta delle competenze anche molto molto variegate e anche molto diciamo molto di varia natura, ecco, diciamo, quindi è importante che conoscete appunto anche questi aspetti molto più professionali. E non vi fate appunto diciamo non vi fate illudere da chi vi dirà che servono soltanto i numeri, perché in realtà non è così, non contano i numeri ma i risultati, quindi la tendenza di rincorrere i follower e i grandi numeri è un po' pericolosa, perché in realtà molto spesso grandi numeri, ecco, anche in maniera raggiunti anche in maniera diciamo con attività illecite, in realtà non portano a niente. Questo appunto per riprendere un po' diciamo quello che è stato detto anche la scorsa volta. La scorsa volta abbiamo detto anche un po' quali sono i trend social del 2021, ve li confermo, però vi aggiungo anche un ultimo trend, che è quello in azzurro. Mi sono accorta durante appunto la preparazione di questo webinar che c'è una tendenza fortissima all'interno del mondo social di uniformarsi. Si stanno un po' uniformando tutti tra di loro, e lo vedremo bene nelle presentazioni di ogni social. Se c'è uno strumento che funziona più di un altro, tutti gli altri social network cercano di inserirlo, ma ripeto, lo vedremo bene avanti. Inizio con LinkedIn, perché LinkedIn secondo me è uno strumento importantissimo per le imprese, e quindi mi sembrava giusto iniziare con questo social network, che è un social network molto particolare, è proprio professionale, e è stato acquisito da Microsoft, e è un social network proprio orientato al business, alla ricerca di lavoro e alla ricerca di opportunità, collaborazioni, appunto fornitori e clienti. Molti di voi conosceranno LinkedIn perché appunto si può avere un profilo personale all'interno di LinkedIn che può essere diciamo considerato un vero e proprio curriculum vitae digitale, in cui appunto inserire le proprie esperienze lavorative, le proprie e crearsi una propria rete professionale. Infatti su LinkedIn non ci sono gli amici, ma ci sono i collegamenti, ci possiamo entrare in contatto con delle persone che magari hanno studiato con noi o che hanno lavorato con noi o che comunque diciamo fanno parte del nostro settore. Vi ho messo per ogni social network un po' di dati che poi magari potete leggere anche con calma, queste slide e questa registrazione vi verrà inviata nei prossimi giorni. La cosa che appunto vi voglio far notare diciamo di questo canale è che oltre a esserci diciamo tante persone all'interno, diciamo sicuramente non è un social network in cui le persone passano molto tempo. Se dovessi dire appunto diciamo una cosa che caratterizza LinkedIn è che non lo apriamo tutti i giorni, ora non so se qualcuno di voi lo apre tutti i giorni, però ecco diciamo generalmente
in media un utente passa 17 minuti al mese su LinkedIn. Poi ovviamente ci sono dei profili molto più attivi, però diciamo queste sono ovviamente statistiche generali, ecco, senza diciamo uno dettaglio specifico. Quindi se adesso fossimo dal vivo vi chiederei magari anche la vostra opinione, ma purtroppo non posso farlo. La cosa appunto importante è che a livello di generi siamo più o meno a metà, più uomini ma insomma di poco, e soprattutto è un canale fondamentale per chi fa business to business, cioè per le aziende che lavorano con altre aziende, e ovviamente è un canale direi ormai indispensabile per chi lavora nell'ambito delle risorse umane, per chi lavora nell'ambito del recruiting. Quindi è proprio adesso per trovare appunto anche dipendenti e diciamo persone per delle offerte di lavoro, si passa spesso da LinkedIn. Allora, quindi la cosa che vi voglio appunto far notare è l'importanza appunto dei collegamenti. Questo è il mio profilo LinkedIn, che purtroppo non è molto aggiornato, quindi insomma faccio un po' il calzolaio con le scarpe rotte, però ecco, questo per farvi capire che insomma anche chi lavora in questo settore non riesce a stare dietro a tutte le evoluzioni di questi strumenti. La cosa che appunto vi voglio far notare è la rete che si viene a creare su LinkedIn. Come vedete io ho 389 collegamenti di primo livello. Infatti diciamo su LinkedIn i nostri diciamo la possibilità di azione è legata in maniera molto diretta ai nostri primi collegamenti. Non so se avete fatto caso, vi consiglio di aprire il vostro LinkedIn personale, di andare appunto magari a cercare tra i vostri collegamenti, lì aprire quella finestrina dove c'è il primo grado, e come vi farà diciamo selezionare secondo e terzo grado. Cioè su LinkedIn noi possiamo entrare in contatto soltanto con le persone che sono collegate ai nostri primi collegamenti o altrimenti ai nostri secondi collegamenti. Per intendersi, io posso collegarmi a tutti i collegamenti di Mattia Scarfoletti, in questo caso che vi ho segnalato, e poi ai collegamenti dei collegamenti di Mattia. È proprio una rete, diciamo, tentacolare. Quindi questo per dirvi che è molto importante per i profili personali scegliere bene i primi collegamenti, perché vi pregiudica, diciamo, tutto il resto. Spesso succede appunto per chi cambia settore, ora vi ho messo appunto l'esempio, il mio caso specifico, io ho studiato design, quindi ai tempi in cui ho aperto LinkedIn ovviamente mi ero collegata con tutti i miei compagni di corso, insomma di università e tutto, come appunto Cristina, che è anche una mia amica che fa appunto la designer, e quindi mi sono ritrovata a un certo punto della mia diciamo professione che avevo un LinkedIn che non rispecchiava poi in realtà il mio settore di appartenenza del momento, cioè quello del web marketing. Quindi ho dovuto lavorarci, perché riuscivo a collegarmi soltanto con persone legate al mondo del design, visto che i miei primi collegamenti erano quelli del design. Quindi vi consiglio appunto di fare una revisione della vostra rete su LinkedIn per capire se è diciamo adatta al settore in cui state lavorando adesso. Perché vi sto facendo questa riflessione sul profilo personale? Perché il profilo personale su LinkedIn è molto importante anche per chi rappresenta un'impresa, e vedremo meglio appunto questo. Infatti, se tra di voi ci sono appunto persone che hanno interessi diciamo commerciali all'interno, se sono figure commerciali all'interno dell'impresa d'appartenenza, magari potreste essere interessate a appunto a fare delle attività proprio commerciali e magari di riuscire a intercettare collegamenti che non sono tra la vostra rete, diciamo a disposizione della vostra rete. Per fare questo, per collegarsi alle persone, dobbiamo utilizzare il nostro profilo personale, ecco perché è importante fare questa premessa. Ovviamente si può andare oltre il terzo collegamento pagando, quindi facendo dei profili premium, che ce ne sono vari appunto. I prezzi di LinkedIn non sono proprio economici, perché si parla dai 30 a 40 euro in su al mese, quindi ovviamente
è un profilo da attivare se insomma ha veramente senso per voi farlo. Quindi un profilo premium può scavalcare la sua rete di collegamenti perché può inviare, diciamo, una serie di messaggi anche a chi non fa parte della propria rete, quindi potete entrare in contatto con un profilo premium anche con chi non fa parte della vostra rete. Per quanto riguarda invece le pagine aziendali, su LinkedIn da qualche anno si può anche creare una pagina aziendale come un po' quella di Facebook. Diciamo, la differenza è che ha, diciamo, ovviamente ha altre caratteristiche. La cosa appunto che volevo dirvi è che si possono creare quattro tipi di pagine per piccole imprese, medie e grandi aziende e per scuole, università, e poi le pagine aziendali possono creare delle pagine vetrina. Si capisce bene qui, in cui appunto abbiamo la pagina aziendale di LinkedIn che, come vedete, ha varie sezioni, no? Chi siamo, prodotti, post, offerte di lavoro, vita aziendale e altro, sono appunto sezioni che cambiano in base alla grandezza dell'impresa e alla tipologia di pagina aziendale che scegliamo. E poi ci sono le pagine vetrina, che sono qui laterale nella colonna pagine affiliate, che sono una sorta di pagine in più dedicate magari a dei progetti specifici o a dei prodotti specifici in questo caso. E cosa può fare appunto una pagina su LinkedIn? Pubblicare appunto post, pubblicare articoli, condividere articoli di altri, pubblicare offerte di lavoro, può vedere le statistiche, può creare un gruppo, può fare pubblicità targetizzata. Ecco, vi dico già però che le pagine aziendali su LinkedIn non hanno, diciamo, avuto in Italia il successo, diciamo, sperato. Quindi per farle crescere queste pagine anche a livello di interazioni e di follower, diciamo, follower ovviamente, diciamo, regolari e interessati alla nostra azienda, dobbiamo attivare chi? I nostri dipendenti. Ecco perché ritorna il profilo personale. Dobbiamo cercare di, come vedete in questo caso, noi abbiamo ovviamente LinkedIn, un'azienda enorme, ha 20.024 dipendenti su LinkedIn. Ecco, diciamo, dobbiamo coinvolgere i nostri dipendenti nella condivisione dei post della pagina. Vi faccio vedere meglio questo esempio. Questa è un'azienda, diciamo, italiana che ritornerà durante tutto il webinar che ho trovato e che mi sembra, diciamo, utilizzi questi strumenti in maniera, diciamo, interessante, ecco perché la sto proponendo come esempio. È un'azienda appunto che si rivolge ovviamente a ingegneri, architetti e tutto il mondo della progettazione, perché vende software BIM, che è appunto questo diciamo servizio di progettazione per, insomma, per questo mondo dell'architettura e dell'ingegneria. Come vedete, ha all'interno 107 dipendenti su LinkedIn e ha tantissimi follower. È una cosa che insomma, abbastanza inusuale da trovare in Italia, una pagina così attiva, escludendo tutti i grandi nomi. E ho notato che i suoi dipendenti, ora ne ho selezionato solo due, di cui qui vi ho selezionato un profilo normale, un profilo premium che si riconosce dalla in color dorato accanto al nome. Questo è un profilo premium, questo ragazzo sta spendendo, diciamo, su LinkedIn un abbonamento, ha comprato un abbonamento per avere, diciamo, delle funzionalità avanzate, e le stesse, diciamo, queste persone condividono nel loro profilo personale i post pubblicati dalla pagina aziendale. Come vedete, diciamo, poi accanto al nome dell'azienda c'è la possibilità di seguirli. È proprio una tecnica di crescita importante. Se i nostri dipendenti hanno all'interno del profilo del loro LinkedIn un profilo, diciamo, curato e collegato con le persone giuste, sono loro e loro stessi i nostri promoter principali, sono loro, diciamo, il modo migliore per far crescere una pagina. Anche perché, diciamo, la pubblicità targetizzata su LinkedIn si può fare ed è anche molto interessante, però, diciamo, non è nemmeno così economica come si può pensare. Quindi, insomma, ovviamente deve valer la pena per una piccola impresa investire tanti soldi per crescere su LinkedIn. Sicuramente una strada molto meno dispendiosa è proprio quella di coinvolgere i propri dipendenti.
Ed questo è stato dimostrato anche dalle statistiche. Come vedete, il 3% dei dipendenti condivide contenuti relativi alla propria azienda, e questo porta circa il 30% dell'engagement, cioè delle interazioni. Quindi è importante avere, diciamo, un team di lavoro interno all'azienda, diciamo, consapevole della scelta, diciamo, di comunicazione su LinkedIn, e magari coinvolto in questo lavoro. Vado avanti. Come vedete, appunto, sempre qui abbiamo questo aspetto qui, ora non mi soffermo molto. I settori più presenti, appunto, come vi ho detto, sono quelli della progettazione. Ci sono tantissimi ingegneri, architetti, diciamo, all'interno della piattaforma, e tutto il mondo del B2B direi che diciamo, è abbastanza presente su LinkedIn. Poi abbiamo anche, ovviamente, una grande presenza per quanto riguarda tutto il settore dell'informazione professionale. Ho messo l'esempio del Sole 24 Ore, che sono appunto dei canali importanti, delle pagine importanti da monitorare e da seguire, perché magari, diciamo, sono proprio da queste pagine che possiamo trovare dei contenuti, diciamo, interessanti da condividere nel nostro profilo o nella nostra pagina. È importante, appunto, anche seguire questo tipo di pagine, perché non sempre abbiamo tempo necessario per creare dei contenuti di qualità. Potrebbe essere interessante anche condividere dei contenuti di altre pagine, magari che condividiamo, diciamo, quello che dicono, e magari scrivendo e aggiungendo il nostro punto di vista. Questo sempre ricordatevelo. Un altro settore ovviamente molto presente all'interno di LinkedIn in Italia sono i grandi brand, le grandi aziende con molti dipendenti, ad esempio Gucci, in cui c'è un gran turnover del personale, quindi diciamo, utilizzano appunto questo canale, questo strumento, proprio per trovare appunto dipendenti, collaboratori. E questo è un vantaggio per voi, magari, che, insomma, volete magari entrare in contatto con queste aziende, con queste grandi aziende, perché all'interno di LinkedIn potete trovare proprio le figure aziendali precise, i ruoli precisi per entrare in contatto con queste persone, quindi per proporvi come fornitori o come, appunto, collaboratori. Quindi il fatto che all'interno di LinkedIn i dipendenti siano chiaramente visibili per voi è un gran vantaggio. Vi basta andare a cliccare sul numero in questo caso 13.264 dipendenti, per vedere proprio tutti i dipendenti, nome, cognome, ruolo, e magari cercare di collegarsi e proporsi attraverso un messaggio. Una delle novità più interessanti di LinkedIn è quella degli eventi. È recente, anche questo, diciamo, è un risultato della pandemia di quest'anno, dell'anno scorso, e del lockdown. All'interno di LinkedIn adesso si possono fare e creare degli eventi un po' tipo Facebook, però in questo caso è interessante, perché essendo uno strumento molto professionale, questa nuova funzione può essere interessante per tutte quelle aziende che magari partecipavano a delle fiere, o comunque vogliono creare dei momenti di condivisione e di confronto con il proprio settore. È interessante, vi consiglio di dare un'occhiata, magari di partecipare a qualche evento che avete presente nella vostra rete. Lo trovate cliccando su rete, e secondo me è una buona diciamo, alternativa a tutte quelle fiere che purtroppo sono saltate quest'anno. E qui vi ho messo appunto il dettaglio su come creare un evento, ci sono da inserire tutte le informazioni, ed è molto, molto interessante se fatto appunto con un aspetto, insomma, con un pensiero strategico. E un'altra novità interessante di LinkedIn è quella della pagina prodotto, che è un po', diciamo, un'alternativa alla pagina vetrina. È proprio questa una nuovissima novità, infatti non tutti non tutte le pagine hanno a disposizione questa nuova sezione, e diciamo l'intento dell'azienda è quella di LinkedIn è quella di dedicare, diciamo, una pagina ad hoc ad ogni prodotto. E questo potrebbe essere interessante per chi magari vende dei prodotti specifici. Ora vi ho rimesso sempre questo esempio di questa azienda
del BIM, in cui appunto hanno all'interno dei prodotti, hanno creato una scheda, in realtà gli è stata creata in maniera automatica, ho visto, dei vari software che loro vendono. E la cosa interessante di questa pagina è che li differenzia dalla pagina vetrina è che si possono avere all'interno di queste pagine prodotto le recensioni, quindi si possono valutare questi prodotti un po' alla TripAdvisor, mi verrebbe da dire, e quindi diciamo questo per chi ovviamente sta cercando informazioni su questo tipo di prodotti è interessante magari vedere che cosa dicono chi l'ha già usati. Come vedete, diciamo, è una funzione nuovissima e infatti non ci sono ancora, diciamo, grandi dati riferiti a questo tipo di iniziativa di LinkedIn, però secondo me potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi, quindi fateci attenzione. Un altro aspetto nuovo all'interno di LinkedIn, che vedrete sarà, diciamo, comune a tanti altri social, è quello di inserire le stories. Se avete notato sul vostro smartphone, se avete l'app di LinkedIn, potreste, diciamo, vedere in cima queste foto circondate di azzurro, che è proprio classico simbolo delle stories su Instagram. Se qualcuno di voi appunto le utilizza, Instagram è stato il canale che ha inserito le stories e hanno avuto tanto successo. Hanno avuto così tanto successo che tutti gli altri social network li stanno inserendo nelle loro funzionalità. Non so perché, in realtà, cioè non. Non, in certi casi non me lo spiego molto, anche perché secondo me non ce n'era bisogno su LinkedIn, però è appunto un mio punto di vista. La cosa appunto che potreste valutare è di sfruttarle per dare appunto una visione un pochino più quotidiana della vostra professione, condividere magari eventi, far parlare un po' più in maniera più, diciamo, meno istituzionali i propri dipendenti. Insomma, sicuramente è un canale che deve sempre rimanere all'interno della professione su LinkedIn, quindi non fate stories come Instagram, ecco, diciamo così. Però è importante, magari forse è la tendenza quella di umanizzarsi e appunto di essere più meno diciamo distaccati, ma appunto più umani. Questo forse è il motivo per cui le stories sono state inserite su LinkedIn. Anche queste non so se tutti adesso hanno la possibilità di farle, ma lo stanno rilasciando a poco. Passiamo a Pinterest, e perché l'ho messo secondo? Pinterest secondo me è uno strumento molto importante per le imprese. E per chi non lo conoscesse, diciamo, Pinterest si definisce un raccoglitore di segnalibri visivi, immagini, video, grafiche, che vi aiuta a scoprire e salvare idee creative. In sintesi, sì, Pinterest è considerato un social network, perché ovviamente all'interno dei social network c'è la possibilità di mettere mi piace, appunto, di commentare, però in realtà le funzionalità tipiche da social network non sono così utilizzate realmente su Pinterest, perché in realtà possiamo definirlo un vero e proprio motore di ricerca, in quanto è proprio una bacheca virtuale in cui le persone possono salvare, condividere immagini, foto e video. Per cosa viene utilizzato? Ora, mi dispiace appunto non essere, diciamo, tutti in una stanza, perché anche in questo caso vi chiederei se lo utilizzate, magari scrivetemelo in chat. Principalmente Pinterest viene utilizzato per cercare ispirazione dalle persone, per cercare idee, per capire anche, diciamo, per orientarsi anche prima di un acquisto, e questa è una cosa interessante per le imprese da considerare. E una cosa che appunto vi devo avvisare è che Pinterest può creare dipendenza. Io sono un po', penso di essere un po' affetta, quando apro Pinterest ci passo mezz'ore senza accorgermene, però questo, al di là, diciamo, dell'aspetto che può negativo, in realtà Pinterest, a differenza di tutti gli altri social network che insomma hanno anche dei lati negativi, insomma hanno l'altra faccia della medaglia, Pinterest è considerato dal 91% delle persone che lo utilizzano un luogo positivo e bello. Perché appunto noi all'interno di Pinterest selezioniamo ciò che ci piace, quindi è un social network molto positivo, e questo secondo me
è il suo grande punto di forza, che è, infatti ce lo dimostrano anche i dati che vi ho selezionato. Le persone stanno dentro Pinterest, in media ovviamente, 14 minuti, quindi è molto, quindi per dirvi che questo aspetto non è assolutamente da sottovalutare. E poi ovviamente, diciamo, ci sono dei settori, come vedete in questa slide, in cui Pinterest è proprio più, ovviamente, un canale molto più forte. Sicuramente quello del hobby, del fai da te, tutto il mondo del design, dell'arredamento, del mondo creativo, la moda, l'artigianato, anche il cibo e la bellezza è molto presente su LinkedIn, l'arte e l'istruzione, quindi tutta la sfera, diciamo, artistica e creativa. E quindi dovete assolutamente, se fate parte di questi settori, dovreste prenderlo in considerazione se non l'avete già fatto. E una cosa appunto importante è che la maggior parte degli utenti sono donne. In realtà ho scoperto che anche, soprattutto in America, una grande fetta di uomini, magari che sono alla ricerca di informazioni sullo fai da te, sono presenti, quindi anche questo è un aspetto da non sottovalutare, che magari prima o poi anche gli uomini, diciamo, atterreranno su questo portale e saranno presenti. È comunque, diciamo, un canale che ha un grandissimo, diciamo, punto forza, quello di portare le persone ai siti. Vi faccio vedere meglio cosa intendo proprio con un grafico che ho preso da un'azienda, diciamo, che si occupa di arredamento, quindi insomma è un'azienda di quei settori di cui abbiamo accennato prima. Questo è un grafico che ho preso da Google Analytics, che è appunto lo strumento di Google gratuito che ci permette di vedere cosa succede sul nostro sito e da dove soprattutto arrivano le persone, da quali canali arrivano. In questo caso questo è un dettaglio degli accessi dai social network. Come vedete, Pinterest porta 11.000, questo è di un anno, è il dato di un anno, quindi 2020, porta 11.000 utenti. E rispetto magari a un Facebook che ne porta 1568. Quindi, diciamo, Pinterest è un canale che spinge le persone a visitare i siti proprio per la sua natura. Infatti, tutte queste foto, grafiche, video che in termine tecnico vengono chiamate pin, sono collegate in maniera diretta al sito, cioè sono caricate direttamente dal sito dell'azienda in questo caso. Quindi le persone, quando diciamo sono colpite da un'immagine all'interno di Pinterest, cliccandoci sopra, arrivano, atterrano al nostro sito, ma vi spiegherò meglio anche per chi non conoscesse questo social network. Ovviamente questi pin sono organizzati all'interno di alcune cartelline che vengono chiamate board, ovviamente, diciamo, ci sono delle caratteristiche, devono avere delle caratteristiche, insomma, di qualitativamente per essere, diciamo, per attrarre delle persone. Vediamo meglio cosa intendo. Questo, diciamo, è il mio feed di Pinterest, che diciamo è il risultato di ricerche passate, e Pinterest, diciamo, sa che più o meno ho visto, diciamo, un certo tipo di cose, e quindi mi propone, quando apro il mio account personale su Pinterest, mi propone delle cose simili a quelle che ho già cercato. Quindi anche qui c'è un algoritmo stile Facebook, diciamo così. Ora non è uguale, ovviamente, ma insomma, per farvi intendere che ha partecipato l'altra volta. E se io appunto vado sulla barra di ricerca, ecco perché è un motore di ricerca, perché è importantissimo fare delle ricerche su Pinterest, è molto interessante. Se scrivo sulla barra di ricerca una parola chiave specifica, in questo caso ho scritto tavolo giardino maioliche, lui mi suggerisce, diciamo, delle foto inerenti a queste, diciamo, a questa domanda che gli ho chiesto. Infatti è molto importante anche nominare le foto che ci sono all'interno, i pin, con le parole chiave giuste, perché lui, diciamo, si comporta un po' appunto come Google, che ci propone delle richieste, ci propone dei risultati coerenti con la nostra domanda. Diciamo, all'interno di Pinterest c'è proprio una sorta di SEO interna.
che ripeto, se qualcuno di voi vuole approfondire, il momento ideale è ovviamente sono le consulenze, gli incontri individuali, perché oggi non avremo il tempo di parlare specificatamente di questo. Come vedete, diciamo, Pinterest all'interno della sua piattaforma mi fornisce dei risultati. In questo caso vi chiederei di soffermarvi su questa immagine che ho aperto qui, ed è proprio una foto che, cliccando su quell'immagine che mi ha colpito, sono atterrata, diciamo, al dettaglio di questo pin, si chiama appunto questa immagine. Come vedete, questa immagine è stata caricata da Elvira Capraro, che è una persona, non so chi sia, una donna che ha un profilo all'interno di Pinterest, e è stato salvato questa immagine sulla sua board che si chiama Mattonelle. Quindi, come vedete, Elvira Capraro non c'entra niente con questa azienda, semplicemente ha un profilo Pinterest in cui, come tutte le persone, come anch'io, diciamo, salva alcune cose che gli piacciono all'interno di cartelline nominate in maniera tematica, no? Quindi, come vedete, ha fatto una cartellina che si chiama Mattonelle, in cui dentro ci sono 84 pin. Raccolti dove? Raccolti o all'interno di Pinterest stesso, cioè se io magari navigo dentro Pinterest, vedo un'immagine che mi piace e la salvo in una board personale, altrimenti può averla presa direttamente dal sito dell'azienda. Perché questa è una cosa importante da dirvi? Perché probabilmente ci sarete già, ecco, diciamo, fate una ricerca, diciamo, anche se siete un'azienda ovviamente di quei settori, andate a guardare se magari qualcuno vi ha salvato all'interno del proprio board, perché non è così inusuale che magari un'azienda all'interno di Pinterest è già presente, perché gli utenti hanno trovato delle immagini carine sui siti o su Google, come vedremo adesso, e l'hanno salvata nelle loro cartelle su Pinterest. E poi queste cartelle su Pinterest sono, diciamo, amplificano questi risultati, perché a rispetto, diciamo, Facebook, Instagram, se questa Elvira, questa signora, diciamo, ha nominato in maniera corretta questa immagine, probabilmente il suo pin verrà appunto messo in evidenza da Pinterest, e come vedete io ritorno qui, ci sono arrivata grazie a lei a conoscere questa azienda. Quindi gli stessi utenti all'interno di Pinterest possono diventare veramente fondamentali per noi, perché amplificano i nostri contenuti visivi, se sono utenti attivi, come in questo caso questa signora, quindi utilizzano, diciamo, tutte le specifiche dello strumento Pinterest. Voi potreste adesso dirmi, ma perché, diciamo, io magari una ricerca la faccio su Google, ed è vero, infatti io, diciamo, ho fatto un esempio per farvi capire che ovviamente le ricerche non si fanno solo su Pinterest, tante persone le fanno proprio su Google, vanno su Google Image, scrivono quello che stanno cercando, e nel caso di, appunto, di alcuni settori viene molto utilizzato Google Image se si cerca un prodotto specifico. E ho fatto lo stesso esempio per farvi capire un aspetto molto importante, perché Pinterest è ancora troppo sottovalutato. Io qui ho scritto su Google Image sempre la stessa parola chiave, tavolo da giardino con maioliche, e come vedete sono usciti dei risultati. Ho scelto di cliccare su un risultato che Google mi ha proposto, che se guardate bene arriva da Pinterest. Questo per dirvi che Pinterest dialoga molto con Google Image, e molto spesso si trovano all'interno di Google Image immagini di Pinterest, quindi è importante avere una presenza su Pinterest anche per questo, per essere presenti su Google e essere indicizzati in maniera, diciamo, interessante anche su Google. Cliccando appunto su questo tavolo sono arrivata a questo pin, che è sempre di Maioliche Vietresi. Se io clicco sull'immagine vado direttamente al sito, che è la solita azienda di prima, e come vedete in questo caso però non è la signora di prima ad averla caricata, ma la stessa azienda,
che ho scoperto con questa ricerca, che ha all'interno di Pinterest un bel profilo business, in questo caso lo vedete, non molto, diciamo, non molto, diciamo, ricco di pin, sono sincera, però comunque i pochi pin che ha inserito sono stati indicizzati bene, con il titolo giusto, insomma, in maniera abbastanza professionale, e quindi Google ha ritenuto, diciamo, propormelo perché gli è sembrata una soluzione, diciamo, una risposta giusta alla domanda che io ho fatto. Quindi, se questo cosa io cosa avrei potuto fare dopo questa scoperta? Che avrei potuto salvare l'immagine in una mia bacheca, quindi all'interno del mio Pinterest, e quindi avrei, diciamo, amplificato all'interno di Pinterest questo pin, perché magari ho un seguito, ho un'attività all'interno di Pinterest. Avrei potuto cliccare sul profilo, perché adesso non lo vedete, però, diciamo, tutte queste parole in neretto sono cliccabili, quindi avrei potuto cliccare da Google, appunto, una volta atterrata qui, su Maiolic Vitresi Metriana Cotto, e sarei arrivata al profilo. Avrei potuto cliccare su Tavolo in Ceramica Vetrese, che è il nome della board, diciamo, che sarebbe una questa board qui, cioè questa immagine di questo tavolo è conservata in questa cartellina, e quindi sarei atterrata comunque sempre dentro, diciamo, il profilo dell'azienda. Oppure banalmente avrei potuto cliccare sulla foto e mi avrebbe, diciamo, portato al sito. Insomma, questo. E quindi, diciamo, io avrei potuto conoscere l'azienda, essere come, diciamo, uno di quegli utenti, come vi ho fatto vedere da Google Analytics, che atterra dal sito tramite Pinterest. Ora, in questo caso l'azienda non ha un e-commerce, quindi avrei dovuto comunque magari scrivere una mail per dirgli mi interessa questo tavolo. Insomma, ovviamente è un'azienda artigianale che non si è organizzata con un e-commerce, ma immaginiamo se tra di voi c'è qualcuno che ha un e-commerce, cioè se questo tavolo fosse stato presente all'interno di un e-commerce con un prezzo e io, diciamo, sarei stata predisposta, diciamo, all'acquisto immediato, io sarei potuta essere una cliente di questa azienda. Quindi è un, non so se sono riuscita a spiegare, diciamo, questa grande particolarità di Pinterest e questo grande punto forza, che è molto utile per le aziende che fanno parte di questi settori che abbiamo detto e che magari, appunto, hanno un e-commerce e non solo, come in questo caso che abbiamo visto. Vado avanti per ricordarvi quindi che se tra di voi c'è un e-commerce di prodotti magari rivolto a un target femminile, oppure se tra di voi c'è qualcuno che ha intenzione o già lavora con mercati anglosassoni, con l'America, che comunque sono paesi in cui Pinterest è molto forte e molto diffuso, e oppure se tra di voi ci sono aziende che, sempre di quei settori, che vogliono portare traffico al sito o vogliono fare brand, e chi lavora nel campo della creatività, Pinterest è sicuramente un canale che secondo me dovete iniziare a utilizzare. Cosa si può fare dentro Pinterest? I profili personali, come il mio, diciamo, che vi ho fatto vedere all'inizio, oppure il profilo business. I profili business hanno delle, diciamo, delle funzionalità avanzate, come quella di vedere le statistiche, quella di fare della pubblicità targettizzata all'interno di Pinterest. È una cosa abbastanza recente che fanno ultimamente, l'hanno inserita da poco in Italia, e non è ancora molto diffusa con le piccole imprese, ma è interessante, ne parleremo anche magari a febbraio. E poi, diciamo, ci sono tutte, diciamo, una serie di rich pin, che sono anche questi delle cose avanzate, sono dei pin dettagliati che danno delle informazioni in più. Anche in questo caso sono funzionalità che si devono richiedere alla piattaforma, non tutti, diciamo, non sono a disposizione immediata, ma c'è da fare una procedura. Una cosa, appunto, importante quindi su Pinterest è di non dare troppa attenzione appunto al numero dei follower o al numero dei following, insomma, che sono quelli che seguiamo noi, ma piuttosto alle visualizzazioni, cioè anche il fatto se non avete tanti mi piace o comunque, ma quello che conta sono le visualizzazioni mensili, perché su Pinterest
per questo vi dicevo all'inizio, non è proprio un classico social network, le interazioni diciamo sono meno importanti, quello che conta è quello di salvare, di visualizzare i pin e magari salvarle nelle proprie board. Poi è molto importante per crescere su Pinterest, ovviamente avere contenuti di qualità, prediligete i contenuti verticali e i video che sono più, diciamo, sono più spinte dalla piattaforma. Poi abbiamo, diciamo, è molto importante ovviamente scrivere dei titoli, delle descrizioni, delle didascalie, del pin con la parola chiave, diciamo, che ci interessa per farci intercettare quando qualcuno fa una ricerca. E soprattutto una cosa molto importante è quella di essere molto attivo e molto, diciamo, avere una frequenza regolare e di attività all'interno di Pinterest, perché diciamo è quello un po' che fa crescere se ci si passa molto tempo e si fanno tante azioni. Una cosa molto importante per un'azienda è quello di non parlare solo dei propri prodotti, che questo diciamo è spesso insomma un errore che si potrebbe diciamo fare spesso, ma di far vedere appunto, di approfittare di un profilo business su Pinterest per raccontarsi e per raccontare il proprio mondo. Vi ho messo tre esempi in cui vi faccio vedere appunto il Bisonte, che appunto questa azienda diciamo di borse che ha un Pinterest business molto curato, in cui vediamo appunto delle board che, come vedete, ci sono anche le board dedicate principalmente alla collezione, a una specifica collezione o a un specifico prodotto, come vedete Spring Summer, Fall Winter, però diciamo all'interno del proprio profilo ci sono anche delle board magari un pochino più di raccolta di immagini di ispirazione oppure di immagini che raccontano diciamo un po' il mondo di questa azienda. E anche le stesse board diciamo molto commerciali, diciamo così, come potrebbe essere Fall Winter, in realtà se l'apriamo, ci sono all'interno 30 pin, vediamo sì le borse e ovviamente le foto del prodotto, ma vediamo anche molto foto diciamo ispirazionali e foto che fanno capire un po' il mondo di questa collezione. Ecco, è importante secondo me non essere troppo commerciali, ecco, ma appunto sfruttare diciamo questo aspetto di Pinterest, cioè è un social, è uno strumento in cui far vedere anche un po' il nostro mondo, e quindi è importante fare diciamo una scelta di questo genere. E qui ho perso, oddio, avevo altri case history ma non so perché non ci sono più. Allora, niente di grave, magari ho trovato un esempio in più nelle slide. Un altro esempio che avevo messo, probabilmente nel sistemare se ho perso qualcosa, era appunto la board di un architetto. Anche diciamo questo è un esempio diciamo interessante che vi inserirò, lo troverete nelle slide, in cui questo architetto ha curato molto bene il proprio profilo su Pinterest, dando diciamo creando proprio delle board proprio anche utili e dei pin diciamo utili per magari chi deve ristrutturare casa. In questo caso avevo messo il dettaglio di questo pin in cui cliccando sopra l'immagine si arriva all'articolo di un blog in cui viene ovviamente spiegato tutte le regole per la ristrutturazione di una casa. E ovviamente questo è un esempio che è molto interessante se tra di voi ci sono architetti o liberi professionisti che magari hanno un blog e magari lavorano nell'ambito della creatività. Secondo me, ecco, diciamo, Pinterest per voi può farvi molto comodo. Un altro diciamo esempio è quello di anche di un agriturismo. Anche un agriturismo stesso può utilizzare in maniera diciamo strategica Pinterest per raccontare diciamo il proprio agriturismo, ma anche tutto quello che c'è intorno. È un settore comunque secondo me che può essere diciamo che può avere dei grandi vantaggi, anche quello del turismo. Quindi se tra di voi c'è qualche agriturismo, prendetene in considerazione. Molti, anche diciamo persone ovviamente magari del paese anglosassone o dell'America, cercano informazioni su Pinterest prima di intraprendere un viaggio. Ecco, sicuramente questa era una statistica che si sapeva pre-Covid ovviamente, però secondo me quando tutto questo finirà
diciamo, potrebbe essere interessante per voi esserci in maniera strategica. Ultime novità di Pinterest, anche qui hanno inserito le stories, anche queste sono diciamo simili a quelle di Instagram, contenuti dinamici, l'unica differenza è che non spariranno dopo 24 ore, ma sarà possibile visualizzarle anche in un secondo momento. Anche questa è una delle funzionalità, diciamo, che non sono ancora presenti per tutti. Un'altra cosa interessante di Pinterest, vi lascio il link, è che comunque secondo me Pinterest per chi lavora in quei settori è uno strumento fondamentale anche per fare ricerche, per diciamo fare brainstorming, quindi e soprattutto lo stesso Pinterest produce dei report sulle prossime tendenze interessanti come quello che hanno proposto quest'anno che si chiama Pinterest Predicts, in cui raccontano tutte le tendenze future. Secondo me, se tra di voi c'è un'impresa diciamo che è creativa, deve andarsela a guardare un po' queste tendenze. Vi ho lasciato il link. Vado avanti su YouTube, guardo un attimo l'orario, scusate per questa interruzione. Allora, YouTube, anche in questo caso, l'ho messo subito dopo Pinterest, non a caso, perché anche in questo caso stiamo parlando di un social network un po' inusuale, che forse è più corretto definire un motore di ricerca. Infatti su YouTube si possono appunto caricare, condividere video, ascoltare musica, insomma, come utenti io penso che tutti conosciate YouTube, anche perché YouTube è il secondo, diciamo, social, la piattaforma social dopo Facebook e soprattutto è uno dei siti più visitato giornalmente al mondo. I numeri di YouTube sono impressionanti, la sessione anche, diciamo, di permanenza su YouTube è ovviamente più alta, immaginatevi, no? Cioè, spesso io spesso, per esempio, anche mentre lavoro, ascolto la musica direttamente da YouTube. E quindi YouTube è un canale importantissimo in quanto può essere ritenuto il secondo motore di ricerca più grande al mondo dopo Google. YouTube è di Google, per chi non lo sapesse, è stato acquisito anche questo anni fa. E cosa può fare un'impresa dentro YouTube? Tante cose. Ovviamente essere presenti su YouTube non è banale, non è semplice in maniera attiva, e quindi YouTube, nonostante diciamo siamo abituati ad utilizzarlo quotidianamente, YouTube per fare diciamo una comunicazione aziendale è un canale difficile, mi voglio aggiungere, anche perché per essere presenti in maniera attiva su YouTube dobbiamo avere qualcosa da dire continuativamente o comunque diciamo avere intenzione di fare molto anche diciamo un lavoro di personal branding e anche di intrattenimento. Infatti, se tra di voi ci sono imprese che lavorano nel mondo dell'intrattenimento, dell'informazione, della tecnologia e anche della formazione, YouTube è un canale. Valentina, non ti sentiamo più. Valentina, non ti sentiamo, hai l'audio disattivato. Oh, scusate, dove mi sono bloccata? Non so chi mi ha disattivato l'audio. Un minuto fa. Ah, ok, scusate, oggi siamo un po' più sfortunati dell'altra volta. Riparto, riprendo, allora se mi sentite, riprendo la presentazione da questa slide, quindi, ok. Allora, non mi levate l'audio, perché qualcuno me l'ha tolto, forse per sbaglio. Allora, ci sono appunto alcune imprese che magari non lavorano in questi settori, però hanno comunque intenzione di essere su YouTube e magari è il caso di tutte quelle imprese che hanno un brand che vogliono diciamo fare anche un po' una comunicazione più istituzionale, raccontarsi, quindi fare quello che viene detto storytelling, e YouTube diciamo questo è un canale che si presta per questo. E un'altra cosa importante è utilizzare YouTube per tutte quelle imprese che hanno magari all'interno del sito o del proprio blog
diciamo, la necessità di inserire dei video. Ecco, banalmente YouTube ci permette appunto di caricare dei video all'interno della sua piattaforma e poi di incorporarli nelle pagine dei nostri siti e dei nostri blog. Quindi questo è un vantaggio per evitare appunto problemi sulla velocità del sito e sui costi dell'hosting, quindi diciamo anche un'utilità molto importante in questo senso YouTube. E YouTube poi, diciamo, all'interno di YouTube si possono fare varie cose, tra cui appunto il profilo personale, che può essere sia gratuito che premium. Le aziende possono aprire appunto, comunque diciamo, chi vuole fare una comunicazione un pochino più organizzata può aprire un canale. All'interno del canale si possono fare delle playlist. Una cosa molto importante di YouTube è che ha al suo interno uno strumento che si chiama Creator Studio, che in cui è possibile fare tutto il lavoro di editing dei video e anche in maniera molto, diciamo, avanzata. E poi si possono, per chi sceglie YouTube diciamo a livello aziendale, ha la possibilità di fare appunto di monitorare le analytics, tutte le statistiche, e ha la possibilità di fare anche pubblicità, e questo si fa tramite Google Ads. Anche questo ne parleremo a febbraio. I video da poter caricare su YouTube per un'impresa ce ne sono di vari tipi. Ovviamente ci sono video, diciamo, più orientati magari a raccontarsi, o video più pratici, o video più pubblicitari. Ecco, diciamo, qui sono soltanto degli esempi, diciamo, di tipologie di video che un'azienda può caricare all'interno del proprio canale. La cosa appunto che vi ricordo è di dare uno scopo al vostro canale su YouTube, se appunto decidete di intraprendere questa strada. In questo caso, ora scusate se vi ripresento questa azienda, ma era un esempio molto interessante, e loro hanno un canale YouTube, oltre ad essere presenti su LinkedIn. Non li conosco questi signori, ma insomma è stata una ricerca che ho fatto per questa presentazione e li ho trovati. Praticamente loro hanno all'interno del loro canale YouTube raccolto tutti i video legati ai tutorial, oppure ai corsi di alcuni dei loro software. Quindi diciamo sicuramente diciamo, le persone che seguono questa azienda sanno che su YouTube troveranno questo tipo di contenuti, che l'ho trovato soltanto qui. E su LinkedIn per esempio non ci sono, perché hanno dato una funzione al loro canale, e questo lo trovo molto interessante. E in questo caso, come per Pinterest, è importante curare i titoli, perché anche all'interno di YouTube diciamo è presente una SEO. Ecco perché per diciamo intercettare nuovi utenti all'interno di YouTube è molto importante, diciamo, far sì che il titolo sia riconosciuto da YouTube come la risposta giusta a quello che l'utente sta cercando. Quindi dovete curare molto bene i titoli dei video, e non solo, anche ora scusate questa immagine un po' sgranata, però diciamo non basta soltanto il titolo, ma anche dare appunto, bisogna dare anche importanza all'immagine. E vi ho messo questi due esempi in cui oltre ad esserci dei titoli molto interessanti, in questo caso appunto come fare onde perfette sui capelli corti senza piastra, cioè questa è proprio una ricerca specifica, che sicuramente se qualcuno cercherà questa cosa troverà quel video, perché è molto specifico e molto ben chiaro per YouTube, diciamo, che è la risposta giusta per questo tipo di domanda. Però come vedete questo parrucchiere ha messo anche una bella copertina, è sempre, diciamo, uguale per tutti i video che fa, e quindi fa anche in questo momento, cioè con questa questo piccolo, diciamo, piccola cura, fa anche branding. Lo stesso vale per questo Pro Kitchen sotto, che invece, diciamo, fa una copertina con lo logo in evidenza e tutto sulle varie ricette che fa. Questi sono tutti i canali di YouTube. Importante anche curare la schermata finale, cioè alla fine di un video ricordatevi che le persone devono far qualcosa, devono o magari vedere un altro video, oppure andare su un sito. Ecco, diciamo, curate anche la call to action finale alla fine del video. Vi ho messo appunto degli esempi. In questo caso ho trovato, diciamo, che possiamo prendere come riferimento per realtà più piccoline. In questo caso è un artigiano che
su YouTube al momento, diciamo, carica dei video in cui magari fa vedere o la produzione, diciamo, delle sue scarpe, oppure fa vedere appunto anche come risolvere dei problemi. Ma mi ha colpito un po' questo video, come allargare un anello sull'alluce un po'. Quindi, diciamo, è un problema specifico, e questo è un uso interessante di YouTube. Potrebbe essere interessante magari farlo diventare un luogo dove le persone troveranno informazioni sui nostri prodotti dopo l'acquisto. E un altro case history è quello di un'azienda, diciamo, locale, anche se, insomma, è diventata abbastanza grande, però siamo sempre su Milano, di questa pizzeria che è molto famosa a Milano, Pizzeria Spontini, che ha caricato all'interno di YouTube, diciamo, dei video, non molti, però mi ha colpito questa playlist che ha fatto, cioè quindi una raccolta di video dedicata ai suoi fornitori. Quindi sono proprio video interviste in cui fa parlare chi gli fornisce il pomodoro, chi la mozzarella, chi appunto la farina. Quindi, per dirvi che potrebbe essere, in questo caso è un video, diciamo, di comunicazione un po' più storytelling, non ci sono, diciamo, non è un'informazione utile, però è interessante per chi ha intenzione di fare brand. Come vedete, anche è tutto molto curato, sia il logo, diciamo, nel profilo, sia la copertina, cioè è un'immagine molto curata, andate a dare un'occhiata. Ovviamente YouTube è molto utile anche per chi ovviamente fa intrattenimento, e comunque vi ho messo questo esempio anche per tutte le persone che lavorano nell'ambito, diciamo, culturale, anche turistico, se ci sono guide turistiche. Insomma, Wikipedia è un po' un ragazzo che ha puntato molto su questo canale, e infatti ha molti video in cui porta le persone in giro per la città di Firenze. Anche in questo caso vi faccio notare che secondo me non è un caso che tutte le anteprime dei video sono con la sua bella faccia, diciamo, in bella evidenza, perché è proprio una sorta di riconoscimento, diciamo, dei suoi video. Quindi anche questo è molto interessante, andatelo magari a guardare. E le ultime novità su YouTube sono, ovviamente, anche in questo caso sono, diciamo, stati potenziati tutte le possibilità di fare dei live in seguito alla pandemia, che, diciamo, non sono a disposizione di tutti i canali, però è uno strumento che probabilmente verrà sviluppato anche nei prossimi mesi, quindi questo è interessante. E poi anche qui mi viene da dire, come, perché non lo so, però insomma anche qui, diciamo, si stanno introducendo dei brevi video stile TikTok, stile appunto le stories su Instagram, in cui, diciamo, fare delle cose un pochino più brevi, di 15 secondi, e anche in questo caso non sono ancora disponibili per tutti gli account. Vado veloce per non ritardare troppo, abbiamo ancora due social network da vedere. Se potete soffermarvi 5 minuti, visto che ci siamo un attimo dovuti interrompere, perché, diciamo, potrei sforare, ecco, cerco di fare veloce. E adesso appunto è il momento di parlare di Twitter, che tutti dicono che Twitter è morto, ma in realtà non è così, anzi ha avuto anche un po' di ripresa quest'anno. Ovviamente è un social network molto particolare, e che è stato molto, diciamo, famoso qualche anno fa, ma Twitter è ancora interessante per alcuni settori, senza dubbio, non per tutti. E cos'è Twitter? Twitter è un social network, in questo caso direi che è proprio un social network vero e proprio, rispetto, diciamo, a Pinterest e YouTube, che invece avevano, diciamo, delle caratteristiche un po' più da motore di ricerca. In quanto appunto all'interno di Twitter si possono scrivere, diciamo, dei tweet di 280 caratteri adesso, non più 140 come era all'inizio, in cui dire appunto, scrivere delle brevi frasi per commentare, diciamo, dei fatti accaduti sul, diciamo, del quotidiano, insomma, della società, e in cui condividere appunto dei pensieri. E è un social network ovviamente molto orientato al dibattito
al dibattito mediatico, a, diciamo, a una comunicazione più politica e più sociale, però alcune imprese, diciamo, possono essere interessate a questo social per degli scopi. Vediamo quali. E, importante ricordarvi che Twitter è stato il primo che ha inserito, diciamo, questo famoso hashtag di cui si parla ormai spesso anche in altri social, e senza l'hashtag, diciamo, Twitter non esistirebbe, perché comunque ci permette di inserire la nostra comunicazione all'interno di un argomento specifico, quindi ci permette di targettizzare, non è il termine giusto targettizzare, ma di dare appunto un tag, ecco è il termine più giusto, a quello che abbiamo scritto per inserirsi dentro un flusso di conversazione riguardante quella parola chiave lì. Twitter è uno strumento molto interessante, e l'hashtag appunto lo permette, per fare appunto analisi e per fare ricerche, quindi per vedere appunto se ci sono degli argomenti di tendenza o se ci sono appunto cosa pensano anche le persone di un certo argomento, che si utilizza molto per l'analisi di sentiment, appunto per, nel nostro settore, cioè per capire come un utente, diciamo, che sentimento ha nei confronti di un certo brand o di un certo argomento. E anche in questo caso i numeri, diciamo, sono minori rispetto agli altri social che abbiamo visto, però vediamo che comunque è sempre molto utilizzato, abbiamo una presenza maschile un pochino più importante rispetto alle donne, e comunque chi utilizza Twitter lo apre, diciamo, quasi tutti i giorni, insomma, diciamo, c'è un'apertura giornaliera, diciamo, importante, e l'età è comunque molto dai 18 ai 49 anni, quindi insomma c'è un range di età è abbastanza ampia. E per cosa lo utilizzano Twitter gli utenti? Soprattutto per leggere notizie, e le PMI lo utilizzano soprattutto per fare customer service. Vediamo un po' appunto che cosa si può fare su Twitter. Ovviamente se appunto tra di voi ci sono persone che hanno un ruolo anche politico o un ruolo, diciamo, importante all'interno di una società, Twitter è un canale interessante in cui dire la propria, in cui essere presente in maniera ovviamente diciamo coerente con il ruolo che si copre, ed è come insomma avete visto, insomma, i politici e anche non solo italiani utilizzano Twitter per comunicare. E che cosa può fare appunto un utente? Perché ovviamente non tutti, ora qui vi ho messo un esempio che ho trovato, magari non sempre si può avere idee di cosa scrivere, no? Quindi è interessante la funzione del retweet, cioè di poter prendere dei tweet scritti da altri, diciamo, profili e ricondividerli sul proprio profilo personale. Ovviamente sarebbe, diciamo, consigliato anche in questo caso dire perché è stato scelto quel contenuto, magari dire la propria. Anche su Twitter si può fare pubblicità targettizzata, ma anche di questo ne parleremo a febbraio. Le imprese, diciamo, comunque le realtà anche di, diciamo, anche più legate all'intrattenimento, all'informazione, utilizzano Twitter proprio per fare quello che viene detto live tweeting. Ora non so se tra di voi c'è qualcuno che segue Propaganda Live, ma durante la puntata di Propaganda Live c'è proprio una serie di persone che commentano sul momento quello che viene detto durante la puntata, e molto spesso fanno vedere proprio i tweet, diciamo, che le persone scrivono. Quindi sicuramente se tra di voi c'è qualcuno che fa eventi o che comunque lavora nell'intrattenimento o anche chi partecipa a fiere di settore, insomma è uno strumento che ci permette di avere una comunicazione in tempo reale sugli argomenti, diciamo, che vengono trattati, ed è interessante, forse una funzione secondo me ancora che Twitter, diciamo, è il suo punto forza, ecco, questo aspetto. È un canale anche perfetto per divulgare informazioni utili, per fare appunto customer care. Ovviamente bisogna avere qualcosa da dire, ecco perché vi ho messo un ente pubblico come esempio, come di Pistoia. Ovviamente ci sono una serie di informazioni
che potrebbero essere di interesse del cittadino o comunque diciamo della persona che vive a Pistoia, quindi c'è una serie di anche di un motivo per cui essere presente su Twitter, e quindi dovete chiedervi se diciamo la vostra impresa, insomma la realtà che rappresentate ha questo genere di informazioni, questo flusso di informazioni di cui parlare, non dico quotidianamente, ma quasi. Ovviamente non bisogna avere paura delle polemiche, perché su Twitter non posso non dire che la polemica diciamo è dietro l'angolo, e quindi una volta che uno si espone il rischio di avere qualcuno che non è d'accordo, comunque dei famosi haters, è diciamo importante. Quindi è una scelta da fare con cognizione di causa, cioè se si apre un profilo Twitter perché si è una realtà diciamo che ha un flusso di informazioni da comunicare, è importante poi ovviamente essere presente in maniera continuativa e rispondere senza diciamo troppe dare adito alle polemiche. Questa immagine è un po' sfocata, ma comunque erano gli screenshot del profilo Twitter di Italo, che è appunto l'esempio per farvi capire che è un canale interessante per magari realtà grandi che fanno customer care all'interno di Italo. Ora non si legge, comunque è molto chiaro sul profilo di Twitter di Italo che serve per chi magari ha problemi, danno anche il numero di telefono, il numero verde, però diciamo si mettono diciamo a disposizione anche all'interno di Twitter per fare questo tipo di attività, e questa è un'attività molto interessante per le aziende magari che hanno appunto grandi aziende. Cosa potrebbe fare su Twitter una PMI? Quindi diciamo anche un'azienda di mobili o comunque un'azienda di prodotto. Vi ho messo due esempi. Berto, che è un'azienda di imbottiti, utilizza Twitter per divulgare i propri contenuti, che molto spesso sono gli articoli del suo blog. Quindi diciamo se voi vi fate diciamo, un giro sul profilo Twitter di Berto, troverete informazioni, troverete dei tweet con l'anteprima dell'articolo del blog oppure degli articoli in cui viene citato. Quindi diciamo Twitter per questa azienda è stato dato questo ruolo, divulgare i contenuti del proprio blog. E mentre un'altra azienda, appunto in questo caso ho messo Avoca, potrebbe diciamo utilizzare Twitter per fare cosa? Per diciamo raccontare le proprie scelte aziendali e quindi prendere delle posizioni. Se tra di voi c'è un'azienda che magari sta facendo un percorso sulla sostenibilità o comunque diciamo vuole essere diciamo ritenuto leader su certi temi, secondo me ecco Twitter potrebbe essere un canale interessante in cui raccontare quello che stiamo facendo, e Avoca è un esempio diciamo interessante da vedere per questo. Quello da non fare assolutamente, e purtroppo ne ho visti tanti durante questa ricerca, è di abbandonare Twitter, ma questo ve l'ho già detto all'inizio, ma anche diciamo utilizzarlo in maniera scorretta. Questo è l'artigiano del cuoio, quello di prima di Pinterest, che probabilmente senza nemmeno diciamo essersene a conoscenza utilizza Twitter in cui pubblica appunto le immagini delle sue scarpe, quindi contenuti puramente commerciali, in una maniera automatica. Probabilmente ha attivato un automatismo con questo Yotpo che automaticamente quando carica qualcosa sull'e-commerce probabilmente vanno in automatico su Twitter. Ecco, direi che verificate se non avete anche voi questi tipi di automatismi, magari sono stati attivati tempo fa e non vi ricordate, perché ecco non c'è cosa peggiore, ecco, piuttosto che avere una cosa del genere, meglio non avere Twitter, ecco. Anche in questo caso inseriranno le storie di 24 ore su Twitter, sono già state inserite, e anche questa è l'ultima novità su Twitter. Come per dirvi che la tendenza di fare questi contenuti un po' più volatili è arrivata anche su Twitter. Faccio velocemente vi potete soffermare 10 minuti, come vi dicevo, perché poi daremo spazio alle domande. Allora, vado velocemente su TikTok. Allora, TikTok purtroppo è un po' venuta alla ribalta per le brutte notizie delle ultime settimane, ma non potevo non citarlo perché, come abbiamo visto all'inizio, sì, c'è qualcuno che vuol dire qualcosa?
No, mi sembrava di aver sentito qualcuno. Però ecco, non potevo non citarlo perché è comunque uno strumento che ha avuto una crescita veramente importante in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, e quindi è importante, diciamo, parlarne anche solo per conoscere di cosa si tratta. È ritenuto appunto una piattaforma in cui condividere video musicali molto brevi e molto, diciamo, amatoriali. Non c'è una qualità eccelsa, ecco, su TikTok, non è quello che si vuole. La cosa appunto importante di questi video è che sono molto divertenti, molto goliardici e soprattutto hanno tutta una serie di filtri e di effetti particolari che, diciamo, sono possibili ottenerli all'interno della stessa piattaforma. Diciamo, l'intento di TikTok era quello di divertire, di portare allegria. E gli utenti, i dati, datevi un'occhiata, insomma, e abbiamo una presenza, diciamo, veramente giovane all'interno di TikTok, quindi, diciamo, questo è, diciamo, potrebbe essere interessante per aziende che magari hanno questo tipo di target. All'interno di TikTok si può avere un profilo personale e si può avere un account, diciamo, pro. Ce ne sono due tipi, uno dedicato a chi fa il creator, all'autore, e chi ha un'azienda, e anche in questo caso si possono avere le statistiche e si possono avere, diciamo, degli strumenti di condivisione anche con Instagram o con YouTube. Vi ho messo appunto delle aziende che lo utilizzano, e ovviamente chi sono le aziende che lo utilizzano? Aziende, non ho messo Gucci non a caso, cioè sono aziende che hanno un seguito in tutto il mondo, un target giovane, e ovviamente hanno una comunicazione gestita magari anche da agenzie di comunicazione. Insomma, sembrano, diciamo, cose casuali, ma in realtà non lo sono. Insomma, ci sono, diciamo, delle agenzie che studiano la comunicazione anche all'interno di TikTok, nonostante ovviamente poi non si ha all'interno di TikTok. Vi consiglio di andare a vedere il profilo di TikTok di Gucci, non è che fanno cose istituzionali, pubblicano cose istituzionali o contenuti, diciamo, che non c'entrano nulla. Si sono adattati alle caratteristiche di TikTok e si sono adeguati, diciamo, a quello che le persone vogliono trovare. E la cosa appunto importante da dire è che su TikTok Gucci sta facendo un utilizzo dell'influencer marketing, diciamo, interessante, molto a livello anche, insomma, globale, non soltanto Italia, per coinvolgere anche questi influencer, questi TikToker, diciamo, che hanno grande seguito con le loro, diciamo, con i loro contenuti. Ma non c'è solo moda, in realtà abbiamo visto, non so se avete visto, diciamo, la grande polemica che c'è stata sugli Uffizi. Cioè, se tra di voi c'è qualcuno che magari è del settore culturale, ha intenzione di intercettare un target giovane, ed è questa la strategia degli Uffizi, non è che è andata dentro TikTok a caso, ma in realtà aveva l'intento di entrare, diciamo, nel cuore dei giovani, e in realtà è stato un successo, diciamo, questa strategia ha portato dei risultati. Ovviamente anche in questo caso è giusto adeguarsi allo strumento, quindi se andate a vedere il TikTok degli Uffizi troverete anche delle cose divertenti, diciamo, di questi quadri che parlano con orsetti o che fanno, diciamo, dei video, diciamo, anche divertenti. Anche in questo caso però, diciamo, l'influencer marketing, qui vediamo una foto di Chiara Ferragni con all'interno degli Uffizi con il direttore, in cui, diciamo, è molto importante, diciamo, aver fatto questo tipo di azione, perché si cresce in questo modo anche su TikTok. Vi ho messo anche però un esempio, diciamo, più piccolino, perché in realtà anche le aziende, diciamo, più locali possono, diciamo, trovare il loro modo di essere su TikTok in maniera coerente. Ovviamente questo è un'azienda, è un negozio, è un ristorante, un'hamburgeria siciliana, in cui, diciamo, c'è tanto da far vedere, quindi fanno tutta una serie di video molto simpatici su questi panini e tutto, però hanno, diciamo, anche, ci mettono bene anche la faccia, ecco, quindi questo è importante da capire: se si vuole essere su TikTok ci si deve anche un po' mettere la faccia e si deve avere la voglia di creare appunto questi contenuti divertenti e magari appunto diversificati. Quindi valutate bene, ecco, prima di aprire un profilo su
su TikTok, se non avete queste caratteristiche, non ha nemmeno senso aprirlo in questo momento, almeno diciamo che ancora siamo in una fase un po' così di inizio di questo social per le imprese. Un altro esempio che vi ho inserito, e poi diciamo siamo quasi a fine, sono tutta una serie di profili, tra cui appunto questa, ho selezionato questa sessuologa psicologa molto brava su TikTok, e che diciamo questo può essere un esempio interessante per chi magari lavora nel campo dell'educazione, dell'informazione, o che magari vuole rivolgere nei confronti di un pubblico giovane, e in cui questa ragazza appunto parla di temi ovviamente legati al mondo del sesso, rivolto ai giovanissimi, ai giovani, e spiega alcune cose. Secondo me, adeguandosi anche lei a tutti gli effetti e a tutte le caratteristiche di TikTok, intendiamoci, non è una comunicazione istituzionale, però secondo me riesce a fare una buona cosa, e comunque diciamo anche a ottenere diciamo dei risultati a livello di visibilità. Questa tendenza dell'imparare, diciamo comunque di fare informazioni su TikTok, per fortuna esiste, ed è una tendenza diciamo molto attiva e anche molto interessante. Tanti profili su TikTok diciamo seguono questo filone, che è proprio un trend della piattaforma. Mi viene in mente appunto questa Norma Stitching, che è questa ragazza diciamo con la finta barba, che è un filtro, e che sta diciamo insegna l'inglese, la pronuncia dell'inglese attraverso questi strumenti. Si riesce, diciamo, se ovviamente ci si adegua alle caratteristiche dello strumento, si possono fare anche delle cose interessanti. Ci sono dei medici, ci sono degli dentisti che stanno facendo queste serie di comunicazioni e hanno dei profili attivi su TikTok. Poi diciamo è importante dire cosa sono appunto le challenge, che sono appunto queste strategie per crescere su TikTok. Sono un po' quello che appunto attira un po' questi ragazzi. Settimanalmente TikTok propone delle challenge, del tipo delle gare, di fare delle cose che poi le persone, gli utenti devono rifare, e quindi diciamo TikTok si può ritenere una piattaforma diciamo realizzata da contenuti di altri. E in questo caso vi ho messo l'esempio di Furla, che è un'azienda di moda, diciamo non è certo un ragazzino chi si prende la briga di fare un TikToker, chi si prende la briga di fare una challenge, c'è proprio una strategia lì dietro. Furla appunto ha creato questo balletto, anche in questo caso si è adeguato alle caratteristiche dello strumento, e ha chiesto diciamo a tutti di fare altrettanto, di farlo e di farsi un video mentre ballavano questo balletto. E in questo caso diciamo Furla ha ottenuto delle grandi visualizzazioni, e ci sono tante ragazze, diciamo tante ragazze con la borsa Furla hanno fatto il balletto e l'hanno caricato sul loro profilo di TikTok. Diciamo sono operazioni per diciamo anche intercettare il pubblico giovane e fare brand ovviamente. Ovviamente non posso chiudere questa, diciamo, questa presentazione di TikTok facendo riferimento a quello che è successo nelle ultime settimane. Infatti TikTok è un po' nell'occhio del mirino, e perché diciamo in alcuni paesi TikTok, tipo in India, è stato vietato, perché dietro questi strumenti diciamo ci sono diciamo possono esserci delle persone malintenzionate, e in Italia dopo il caso della bambina di Palermo direi giustamente è stato bloccato, sono stati bloccati, sono resi privati tutti i profili dei minori, perché prima di questo non erano tutti pubblici. Quindi se tra di voi ci sono insomma dei genitori, mi sembrava giusto appunto mettervi al corrente che comunque è un canale, è uno strumento diciamo molto, potrebbe diventare molto pericoloso, perché ovviamente non di per sé lo strumento, ma chi c'è dietro, diciamo gli utenti che si c'erano dietro. Quindi in questo momento in Italia fino al 15 febbraio diciamo non si possono, se non si ha meno di
16 anni non si può aprire un account, se non mi sbaglio, comunque si trovano online anche tutte queste serie di informazioni e soprattutto, diciamo, ci sono tutta una serie di restrizioni che il garante della privacy ha dato a TikTok. Non so appunto come andrà a finire questa storia, probabilmente ci saranno evoluzioni anche in questo. Questo per dirvi, cioè, i social, infatti, ora ovviamente questa era una cosa che mi interessava dire, però mi permette anche di anticipare questo, cioè i social network vanno conosciuti non soltanto come utenti, ma appunto come genitori, e appunto anche le imprese devono conoscere anche un po' tutto quello che si può fare all'interno di questi strumenti, che possono diventare anche degli strumenti interessanti per le imprese che vogliono magari comunicare con un certo tipo di persone oppure vogliono intercettarne di nuovi. Quindi il mio intento di oggi era appunto farvi conoscere le potenzialità di ogni social, farvi capire un po' le differenze, spero di esserci riuscita, perché appunto c'era tanto da dire, tanto materiale. E la cosa appunto che vi chiederei appunto è quella di esserci come persone, di valutare se fa caso vostro, se fa caso, sono strumenti, diciamo, interessanti per la vostra impresa. E perché ovviamente prima di investire del tempo, delle energie, del denaro, è giusto capire se questi strumenti possono portare, diciamo, un ritorno di questo investimento. Vi ricordo che parleremo appunto a febbraio di pubblicità online, e ci saranno due appuntamenti, non andate via perché ci sono le domande adesso. Ci saranno due appuntamenti il 10 febbraio e il 24 febbraio in cui parleremo di pubblicità e online. Nella prima parte faremo un po' una panoramica e poi magari nella seconda parte cercheremo di concentrarci su come si creano le pubblicità, nello specifico su Facebook e Instagram, che è, diciamo, lo strumento che interessa più imprese. E quindi, se vi siete già iscritti, non c'è bisogno di iscriversi perché abbiamo tutti i vostri dati, riceverete, come anche in questo caso, il link per partecipare al webinar qualche giorno prima del 10 febbraio. Mi raccomando, Francesca, se prima di andare via, se potete compilare il questionario di gradimento, Francesca adesso ve lo mette nella chat, perché appunto è importante capire se vi è piaciuto questo webinar, se magari avete dei consigli da darci, e nei prossimi giorni, tra giovedì e venerdì, riceverete le slide e il link del video di questo webinar per riascoltarvelo. Se conoscete qualcuno di altre imprese o appunto i vostri dipendenti, comunicategli che c'è questa opportunità. Vi ricordo, anche questo Francesca ve lo mette in chat, che c'è la possibilità di avere usufruire di questo sportello di eccellenza in digitale, che è uno sportello di formazione, diciamo, individuale, sono delle vere e proprie, diciamo, dei veri e propri incontri in cui poter parlare del vostro caso specifico, analizzare la presenza digitale della vostra impresa, magari andare a riprendere alcuni temi che in questi webinar non c'è il tempo di approfondire, e sono incontri personalizzati e individuali che sono gratuiti per tutte le imprese che sono iscritte alla Camera di Commercio di Pistoia e Prato in regola con il pagamento del diritto annuale. C'è un form che trovate sulla chat per richiedere questo tipo di servizio, altrimenti se avete dei dubbi potete scrivere, o comunque se avete delle domande specifiche non avete tempo di soffermarvi oggi, potete scrivere a eccellenzaindigitale@ptpo.cancom.it. Penso di aver detto tutto, grazie mille per l'attenzione e